Senza gli affetti e sentimenti, ci sono i poeti. I poeti sono coloro appunto che rappresentano, che mantengono viva questa la fiammella della spiritualità, del sentimento, attraverso la continua immaginazione e la creatività. Oggi per Buona Marina siamo in compagnia di Rocco Criseo, scrittore e poeta ovese, che presenta la sua ultima. Poetica musicale che attraverso la recitazione, la poesia e il canto passa in disamina pregi e difetti della terra di Calabria. Infatti, se da una parte ricordi fortificano l'animo, il presente, come abbiamo detto, consumistico, abbaglia per confondere il poeta e declama in rima il seguente messaggio finale. Come la lettura nasce non sapì, ti tocca combattire la soffitta, un poco di salute in cammino. E rigettato quando si compiti. Ecco, signor Criseo, la constatazione finale, quella di avere pace solamente nella morte, nella speranza di avere un po' di salute, fa pensare a una dimensione della serenità d'animo, della fine degli affanni. Questa vita, grazie alla poesia, come possiamo combattere, vincere contro i mali che affliggono la società? La poesia aiuta, aiuta molto, soprattutto a chi la sa apprezzare, a chi la sa amare, perché in rima si dicono tante cose che vengono recepite dalle persone in maniera molto più semplice, più chiara di come si potrebbero far recepire in un dialogo normale. La poesia, per chi l'ama, non è l'infra vitale, è un modo di esprimere determinate emozioni. Deve proporsi alla gente per trasmettere queste emozioni. E la cosa che più ti gratifica poi è vedere che la gente si emoziona a quelle che sono i diversi, a quelle che sono le terribili, e percepisce il messaggio che tu vuoi mandare. Io ogni poesia che scrivo cerco sempre di mandare un messaggio alle persone che ascoltano, che leggono questi miei scritti, questi miei libri. Cerco di mandare un messaggio che tante volte può sembrare negativo, ma non lo è. È un messaggio sempre di amore, di speranza, di conforto, è un messaggio che sia l'auspicio per un avvenire che sia un pochettino migliore di quello attuale che di quello passato. Io parlo nelle mie poesie della Calabria, della mia terra, di quelle che sono le bellezze della mia terra e di quelle che sono le precarietà, le disgrazie di questa nostra terra di Calabria. E poi parlo anche di sentimenti. Parlo di emozioni e quindi parlo di problematiche che uno si trova ad affrontare vivendo in questi nostri luoghi. Quindi, in
usi, costumi e gestualità e tante altre cose. Soprattutto poi mi piace quando vado nella satira, perché con la satira magari riesco a far sì che la gente possa sorridere di determinate cose che magari non ci rendiamo conto ma che fanno parte del quotidiano. Quindi possiamo dire che la propria impresa rappresenti una cinestra del partiamo, cioè una fase critica della società, dei valori sociali. La poesia rappresenta con la sua poesia quello di esaltare il saltante, quello che c'è di bello nella nostra terra, mettendo, facendo evolvere positivamente, perché non anche gli aspetti negativi attraverso l'uso della satira. Ma torniamo all'opera appunto a cui si è dedicato questo ultimo spettacolo, che vorrà dal titolo del punto lo fa tempo, che fatto ci racconta come nasce questa idea, nello specifico di cosa parla. L'idea nasce da quella che è la mia peculiarità a livello artistico, diciamo. Io fin da ragazzino, fin da bambino, ho avuto sempre due grandi passioni. Una è stata il teatro, la recitazione, che ho cominciato da piccolino, diciamo, da fanciullo, quando frequentavo le scuole medie, le Salesiani, con la prima trombatica Don Bosco, e ho cominciato ad appassionarmi proprio al teatro amatoriale. E l'altro è appunto la poesia. Mi è piaciuto sempre scrivere e ho scritto anche la mia vita un sacco di poesie, moltissime poesie che poi sono state messe in un cassetto perché la mia attività lavorativa, i miei problemi, i miei impegni di famiglia non mi consentivano di potermi dedicare a quella che era appunto questa mia peculiarità, e quindi logicamente dovendo dare delle priorità, le poesie che scrivevo man mano poi le lasciavo incustodite in un cassetto e non ci pensavo più. Poi all'alba, diciamo, del mio pensionamento, mi sono posto subito la domanda: e adesso che faccio? Come occupo il tempo libero? E allora subito mi è venuto spontaneo il desiderio di riprendere tutto quello che avevo scritto nei miei anni e di rivederlo, di rimetterlo di nuovo in cantiere, e di fare di questa diciamo mia vocazione artistica proprio la mia principale occupazione del tempo libero che prima dedicavo al lavoro. E quindi mi continuo fatto nato da questa esigenza di conciliare la poesia con la recitazione e anche col canto, perché diciamo che poi ho avuto anche questa esperienza nel mondo folcloristico, nel canto popolare, e sono diventato autore di alcuni brani musicali che poi sono stati musicati dal professor Riti e che ho inserito appunto in questo mio lavoro con delle basi musicali di cui gli arrangiamenti sono stati fatti dal maestro Aldo Volpi. Quindi diciamo poesia, recitazione e canto, e ho trovato appunto questo filone da portare avanti da solo. Perché da solo? Perché la mia esperienza mi ha portato a considerare il fatto che se io andavo a cercare altre persone per cui condividere questo percorso, e cominciavano le problematiche, cominciavano le difficoltà. E allora ho detto io, ma perché non fare da solo? E come poter fare da solo? E mi sono ricordato
questi canta storie di una volta che mi vedevo in piazza con il cavallino, quando dietro avevano dei fogli disegnati, e mentre scorrevano questi fogli loro raccontavano determinati episodi. Ora con la moderna tecnologia io ho tolto i fogli e ho messo le video proiezioni in cui praticamente ci scorrono delle immagini, e su queste immagini c'è una musichetta sottofondo, c'è una scalina italiana che scorre, e io dal vivo, mentre scorrono queste immagini, declamo queste mie poesie. E poi c'è il contatto col pubblico, perché come ho detto, mi piace la recitazione, mi piace stare in mezzo al pubblico, quindi racconto materiali, aneddoti, e tra l'una e l'altra cosa canto queste mie canzoni. In tutto, diciamo, è una miscellanea che spero possa essere piacevole di gradimento per il pubblico che vorrà venire nelle piazze quando esibirò, sperando che ci sia un'occasione per poter girare nella nostra provincia. La scelta di fare da solo non è da poco, perché fare da solo significa anche assumersi una responsabilità, quella di mantenere viva la memoria collettiva di una popolazione, che effettivamente sono elementi in un certo senso illuminati, le persone che hanno scavato dentro di sé, la loro interiorità, possono ritrovare questi archetipi fondamentali, che poi del resto non si perdono, ma appunto vengono trasmessi alla collettività, come ha detto lei benissimo, con il teatro, con la musica, con il canto, con la poesia. A testimonianza, fra le altre cose, di questa sua recente esplosione creativa, diciamo, c'è il vasto palmarès che vanta i riconoscimenti, i premi, i riconoscimenti, primi, secondi posti nelle varie località della Calabria, di vari spazi nell'arco temporale, che va dal 2010 praticamente al 2016. E si dice che si nasconde un poema, diciamo, se vogliamo riprendere quel famoso fanciullino di Giovanni Pascoli, cioè, di Giovanni Pascoli, c'è questo bambino che si stupisce, si meraviglia delle piccole cose. Qual è il segreto? Se oggi una società totalmente mischiata negli interessi di parte volesse ritrovare un po' di emozione, di sentimento, qual è il segreto? Qual è il segreto della sua creatività, della sua vena creativa? Ma proprio segreto non c'è un segreto, diciamo che c'è un'innata passione, perché se non ci fosse la passione non si potrebbero fare determinate cose. Oltre alla passione ci vuole anche un certo impegno, anche una preparazione alla poesia, perché è vero, sì, scrivere, possiamo scrivere, però poi quando si tratta di mettere in versi bisogna stare attento a determinate cose. Per lo più la poesia è come la musica, come le canzoni. Quando uno canta e quando scrive una canzone bisogna tenere conto del pentagramma. Quando si scrive una poesia bisogna tenere conto della metrica. Io sono un fanatico della metrica, ecco perché forse scrivo in dialetto e non in italiano, perché oggi la poesia in lingua spazia nei contenuti, è molto profonda, però per quanto riguarda la metrica lascia molto a desiderare, nel senso che il verso libero si scrive e non si guarda a quello che è la metrica in se stessa. Io invece sono amante della metrica, sono anche amante della rima, anche se
non è una, diciamo, una condizione primaria, ma Lima, però a me piace la Lima e cerco sempre di scrivere Lima, può essere Lima alternata, Lima appoggiata, però voglio dire, secondo me una poesia quando ce la metti, ce la Lima, alla fine se uno l'ascolta vede che c'è anche la musicalità, che poi è la cosa importante, perché anche facendo riferimento alla musica, alle canzoni, la canzone c'è la musica, nelle parole si accompagna la musica. Il verso, non avendo musica, però deve avere la musicalità in se stesso, quindi deve scorrere e l'orecchio lo deve sentire abbastanza musicale. Allora diventa piacevole, diventa bello, è piacevole ascoltare, è piacevole recitare. E questo veramente è una mia opinione personale, tantissimi magari non sono d'accordo su questo mio modo di pensare, però questo fa parte del mio percorso artistico. Io la poesia la vedo in questa maniera, quindi coloro che ascoltano e leggono le mie poesie vedranno che c'è la metrica, c'è la rima e quindi c'è anche la musicalità. È una scelta personale, la sua, ma che è assolutamente condivisibile e poi soprattutto è aderente al sistema al tipo di società che c'è, che ha bisogno appunto di acculturarsi, di cambiare, di conoscere per cambiare, quindi il miglior modo di smuovere le coscienze è quello di fare un po' come fece Dante appunto nella Divina Commedia, cioè quello di usare anche gli strumenti adeguati, oltre che il cuore, praticamente anche la ragione in sostanza. Ritornerei solo un attimino ai versi di chiusura, quelli dell'opera appunto che conto un fatto, i versi di chiusura dove la salute e la morte praticamente fanno riflettere sul senso di precarietà della vita, l'importanza quindi per cui essere vissuti. Di fronte a tale evidenza, in definitiva, secondo me, che cosa deve fare l'uomo, un uomo etico, un uomo sensibile, che in generale c'è una salvezza, come secondo il poeta siamo condannati a non credere. Bisogna sempre credere che ci sia un atto di salvezza, altrimenti la vita diventerebbe veramente qualcosa che non vale la pena viverla, perché se non c'è la speranza, se non c'è la convinzione che ci può essere un futuro migliore, e se noi non lottiamo per questo futuro, praticamente la vita diventa solamente un percorso piatto, senza possibilità di poter avere sbocchi di quella che è una prospettiva di miglioramento del genere umano. Io volevo solamente leggere una mia poesia, appunto, che tratta di queste problematiche che io cerco di evidenziare con i versi, che cerco di trattare in questo libro per fare capire delle cose che noi rivediamo in televisione, giornali, li condividiamo quotidianamente, però ci sfuggono, perché anche se c'è dentro di noi una certa solidarietà, una certa amarezza per quello che vediamo, che leggiamo, alla fine ci accorgiamo che le cose rimangono sempre tali e che non si trova rimedio a determinati. E allora io
quelli che ci governano, i nostri governanti, sia italiani che soprattutto europei. Sto parlando di questa tragedia che vediamo tutti i giorni, di questi immigrati, gli immigrati che vengono da questi paesi, che fuggono dalla guerra, dalle persecuzioni, fuggono da queste regioni dittatoriali, nella speranza di un mondo migliore, e poi si trovano magari a dover affrontare determinate situazioni in cui trovano purtroppo la morte, si trovano praticamente senza più speranza per il futuro. La poesia è vaccinini. Venivano di terra assai lontani, poveri cristi, con i vaccinini. Fuggivano, un po' infernali, cercavano la patria nel avvenire. Fuggivano per non disumbezzati, per non venire più campani stenti, per non venire sangue stati strati, per non sentire giacere. Vivono in un destino infame, da lì moriva morti e sotterrati, di Brescia, battendosi da fame, passavano di terre sventurati, stivati in tarabarca come cani, i piedi scalzi e sui gelammari, parevano più bestie ai cristiani, gli arrivati interi senza via. Amati, pagavano l'opinio e Sciro per un paese indegno, onde da libertà non c'era figlio, solo la povertà di fine del regno. Frontavano un viaggio senza fine, e ricchi vincevano lontani, e zitti, non certo malandrini, volevano speranze per domani. Non ebbero di certo buona sorte, ma ci costava caro una medaglia. A Murra, se l'inghiottiva la morte, ne la tentava comunque del mare. Di fronte a questi morti senza voce, di fronte a questi niente senza pace, davanti mia, giù non si conduce, un mondo parla, e niente pace. Mi rendo tutta quanta sta moria, facevo finta che mi dispiacevo. Un padre nostro, un'Ave Maria, e dopo un poco tutto mi spegnevo. Ma non sentivo scorno in tal stupore, ma non davimo sangue in tali vini, e un po' di libertà, sta gente muore, e lo bollavo come un clandestino. Ridicola con tutto sto parlare, che pure a Cristo noi mantiamo a croce. Vediamo invece che potremo fare. Ma dilla tu, Signore, un po' di luce. Ma dilla tu, Signore, la speranza, la spirita, vende il lume lo cammino. Da l'uomo è sempre pronto per mattanza. Tu muori, è sempre bene, e mai caino. Ma onde corri? Mondo scenderà, ti pari a non pari lazio mai, prima e pure tu gli hai tirato, e se non basti niente, niente mai. Una profondità scossa, diciamo, questa che viene data alla coscienza degli occidentali e un fatto di questa gente che viene appunto con la speranza. Speranza significa, non significa speculare, poi alla fine trovarsi a essere vittime di un sistema speculativo basato sull'arricchimento, ma l'integrazione dovrebbe consistere nella condivisione, come avveniva nelle epoche storiche precedenti, nella condivisione di valori, di tradizioni, di beni, nello scambio di culture, di valori umani. La dimensione umana della convivenza fra diverse
poesia nella dimostrazione. Vedo che con lei anche altre opere, diciamo, altre operette, altre, se vuole deliziarci. Se dopo questa poesia triste volevo ricordare nel mio repertorio satirico, a me piace molto la satira perché mi aiuta a poter parlare con le persone, a farle sorridere, a farle riflettere su quelle che sono determinate cose che noi facciamo automaticamente senza accorgerci. C'è una mia poesia che mi è piaciuta molto e me la richiedono sempre, che fa parte dello spettacolo che abbiamo fatto, che parla di certe gestualità che noi ripetiamo in determinate occasioni, come quelle per esempio del funerale, un'occasione triste in cui noi ripetiamo determinate gestualità così come il dono, no? Senza pensarci sopra in maniera meccanica, e tante volte non ci accorgiamo che veramente perdiamo il senso dell'allerta. Io questa volta, stasera, voglio recitare un'altra poesia che è sempre di questo genere satirico, però che parla di un argomento questo più, diciamo, allegro di quello, e che, diciamo, all'antitesi del funerale, che è il matrimonio. Cioè, anche nel matrimonio abbiamo una determinata gestualità che si ripete e che praticamente fa parte del nostro patrimonio culturale di cui noi riusciamo a spogliarci addosso. Un sponsale passava dal partito sponsorato a strada della chiesa patronale, appena avanti per un porticato mi compare una scena mezzomale. Femmine tutti in ghindo vestuti, uomini a doppio petto cravattati, figlioli di canzoni riccioluti, signori belli con gli occhi pettati. Capire che era giorno di sponsale, che si aspettava per me rimazzita. Tutto era pronto, poi cerimoniali, pariva che la chiesa Santa Rita. Tutto vestito a forma di pinguino, tutto teso con un mazzolino in mano, a bella mostra stava lo sposino con gli occhi spiritati e lo parziale. O preti con tutti i paramenti smicciava fisso verso lo portone. Passava l'ora quando finalmente levò la zeta e i pompacchioni. Mi pesci tutto mezzo, ai via che lotta moriva la parite e gente buona. Campacchettata come una botta, stava passando a mare e quasi su me. Girava mantarreto e di traverso, dalla giornata calda di scirocco. Cercava Marichella, il giusto verso. Arriva che ci piglia Pacchetto. Aiutata di suo padre, dopo tanto, uscivo di cascata la bottiglia. Con gli occhi ricati di uno schianto, sapete proprio brutto, veramente. Arrivano vestito di sponsali con strascio di 8 metri giuni, caito nel piaso per l'altare e a coda strisciava per scaloni. Ma messa, non è mai che me ne dico, tra i miei banchi, oh che lamentela! Arriva che ci vuole un bambino, a mamma padre a tutta parentela. E dopo un braccialino e baciamenti e compirà di riso in abbondanza, provato un momento finalmente, partivo, mi sembra una panza. Se penso che ci aspetta più di mare, mi spanno tutta la fronte dei sudori. Non ho sapere che mi hanno a passare, speriamo me ne guardano signori. Appena da locali sono arrivati, una rote tavolata dal giardino, sfezzate di prosciutto e topinati, formaggio, parmigiano e pecorino. Siamo sulle penne d'angelata, la sala intera ancora da vanare. Tu primi, tre secondi d'angelata, e vieni di dietro anche a mare. E dopo tutti quanti stanno stati, la fronte torta, come questo mese. Un ribollente, tutto intercettato.
sia più significativa, perché ci fa capire che quando la morte e la vita sono le facce della stessa medaglia, e anche, diciamo, potrebbe indurre coloro che volessero approfondire il discorso della morte e della vita con ulteriore riflessione, cioè quella che c'è una dimensione oltre la vita e oltre la morte, probabilmente rappresentata proprio da questa sana ironia, dalla serenità data dall'ironia su un sorriso, e anche da un sorriso su due aspetti così profondi e tangenti dell'esistenza umana. Sì, appunto, bisogna non avere paura di parlare di determinati argomenti, anche se sono argomenti un pochettino tristi, amari, però anche questi fanno parte della vita. Io mi piace rivivere determinate emozioni che io provo, perché poi la poesia non è che si intende, sono dei momenti in cui uno sente determinate emozioni e quindi diviene spontaneo scrivere e mettere in mezzo. Come questi, anche questi qua, una poesia triste, che però fa parte di quella che è il nostro mondo di oggi, che si proietta in quello che è stato il mondo nel tempo passato, e quindi uno ricorda determinate cose, determinate persone, e con essa rivive una via tutta la sua vita. Questa poesia ha per titolo Pensiero amare. Cammino a passo lento dalla strada, e l'occhio mio, girando a posare, tra l'altro una cancellata sopra il puntone, tratto spontaneo. Non riesce a dire avanti, cacchetto, e l'ho usato degli specchi, che sono persone cari, amici tanti, poveri cristi e gente di tutti. Miro il monte e il cuore mio si scura, e il mio mondo che mi pare ieri, un pezzo mia che dà. Da chi mi mura, a mezzo che mi cruci e per un bene. Via mio padre, che mi dice, figlio, te lo si bevi e mai ti abbandonai. Vedi la morte e ci non mi respinge. Un filo tu che mi metti assai. Mio padre, di fronte a te non sono niente, era proprio grande il tuo cuore. Quante carizze, quanti insegnamenti mi lasci tu prima per mio cuore. E non mi vedi che abbraccia mi tagliro e notte e giorno mi parlare aro. Con quanti amori che mi cresciro, non c'è respiro che non mi cacciaro. Eppure mi attivai, non ti fermare, ripassa tutto quanto come ieri, la vigilanza che non può tornare, che tempo perdi che non può spartire. E vai la lingua avanti che pensieri, ognuno nasce con lo suo destino, da ogni vetri lo suo parumere, lo piglio appassionato. Questa è una poesia toccante, dove in particolare emerge l'importanza della memoria degli antenati, la memoria dei padri, e al tempo stesso la consapevolezza che, oltre al legame che ci unisce agli altri, c'è quello che ci fa relazionare a noi stessi, quindi andare avanti. Proprio in virtù di quella memoria, di quel ricordo, essere però anche noi delle
questa poesia un po' si può vedere questa poesia il sogno di una confederazione di anime, diciamo, una catena umana di solidarietà. C'è ancora qualche uno spettacolo, un disinvatto proprio di questi temi, proprio appunto i temi delle bellezze, delle disgrazie della nostra terra, e tutti i temi delle migrazioni che purtroppo ci tocca a tutti quanti, soprattutto riguarda la mia persona, i miei saputo andare via, dopo appunto della satira, quelle che sono determinate usanze, gestualità, modo di comportarsi che rimangono ancorate sempre nei nostri atteggiamenti, dopo i sentimenti, perché parlo dei nipoti, parlo della famiglia, della moglie, parlo dei rapporti tra il padre e figlio, quindi il rapporto generazionale, e poi concludo con il ricordo di una volta e con quella che è la vita moderna, la moderna tecnologia. E appunto, lasciando da parte quello che è uno spettacolo, volevo leggervi un'altra poesia che non fa parte appunto del copione che ho trovato, di cui parla appunto di queste problematiche della nostra carattere, appunto di quella che è stata l'immigrazione, di quella che è tuttora l'immigrazione. Un uomo o dei campani, o mentre via, non mi martoriare, non mi dedicare per i miei patrici, mentre la fossa dovevo mandare, più senza Dio e più non la capisci. Mi rendo conto che la vita è mente, se poco una, assai la sepiglia. A voi che la mancazzi, la mia gente si addormenta e più non sono spinto. E tanti tempi che lontano loro di ogni bene della ignoranza. Quando una gioventù ce la lavoro, o fuori era pieno di speranza. Che campo che prendiamo, terra mia, pareva che sbagliaste di domani. Giù la miseria, l'altra parte mia, da un padrone del servo, giù lo muore. Tu fuori le paghe, giù quello passato. Che mi rolandi fino a 60 e torna a noi tutto peggiorato, non c'è stiverso mica la macchina. Di nuovo ci muterra di migranti, non giù una valigia di cartoni, i giovani che partono sono tanti e vanno in cerca della sua fortuna. E quando poi i ricchi sono lontani, restare in casa soli non è bene. Ognuno ha i simpani, i pani, di nuovo si potranno nelle macerie. Così torniamo cisti, terra mia. Le tue bellezze non le fai spazzare. Mi cacci, proprio non fai mattina. Tu ce ne vengono poi, non c'è stasani. Giovanni ormai rispetto con pazienza, la sbatto sopra testa contro scotti, ma tu non hai un poco di coscienza e sempre poi rilasci una parte. Detto questo, emerge chiaramente l'invito finale a partecipare a questo spettacolo di Rocco Briseo in quanto l'ho fatto, perché mi tocca nelle coscienze, mi tocca nella realtà, nella storia che vivete, nella storia che vivete tutti i giorni, nella quotidianità, e al tempo stesso
giusta, con il giusto equilibrio, con la misura appunto data dalla metrica, dalla canzone, a migliorare, a cambiare, a fare anche una piccola riflessione dentro noi stessi per cambiare, per aiutare a evolvere una volta per tutte questa terra. Vogliamo dare qualche indicazione in più su quando sarà lo spettacolo, dove si terrà? E purtroppo come data non saprei, perché ancora oggi diciamo che mi dicevo proprio adesso insieme a te che il programma estivo ancora in cantiere, perché hanno delle date da concordare con determinati spettacoli che saranno specializzati nella regione. E quindi si sta aspettando appunto di conoscere queste date per poterle poi stilare questo programma. Senz'altro diciamo che in questi giorni a venire, a partire dalla fine luglio fino diciamo al mese d'agosto, ci sarà una mia presentazione qua nella piazza dei Pomerini, e poi sto aspettando anche determinate risposte di altri centri qua vicino che mi hanno contattato e che appunto mi dicevano che mi avrebbero fatto sapere eventualmente una data in cui esibirmi anche nei loro paesi. Io spero che ci siano parecchie occasioni per poter girare e far conoscere alle persone questo mondo che tante volte viene un pochettino trascurato, questa realtà nostra di meridionali, che spesso noi la consideriamo come la nostra colpa, come qualcosa, come la tana che ci portiamo dentro. Invece dobbiamo cercare sempre di valorizzare soprattutto quello che è la nostra, il nostro dialetto, la nostra lingua. Altro obiettivo è quello di valorizzare quella che è la nostra parlata. Parlare in dialetto non significa essere come qualcuno dice tamarri. Parlare in dialetto significa continuare e portare avanti, perpetrare quella che è la nostra cultura, il nostro passato, perché senza il passato noi non possiamo costruire presenze e non possiamo nemmeno guardare al futuro. Quindi valorizzazione di quella che è la nostra lingua e poi conoscenza di amore per la poesia, perché la poesia con il canto è vita, e con la poesia e con il canto si dà allegria, si dà spensieratezza e si dà anche linfa per poter affrontare determinate situazioni e con avanti giorno dopo giorno. Grazie dottor Criseo, nell'attesa se volete allietare appunto il tempo potete dilettarvi con le opere del dottor Criseo, il romanzo raccontando un po' Terra Ingrata, ma sì, la terra mia, che trovate nelle varie nelle trovate sia nei commercianti, nelle attività commerciali locali, ma anche su internet. Grazie delle buone manine, vi dà appuntamento alla prossima. Grazie della buona manina a tutto lo staff, grazie a voi tutti e mi auguro di potervi vedere in piazza tutti quanti per passare una piacevole serata insieme. Grazie. Mi canto della terra di Romari, di gente forte e di palato fino, montagne aspri e secca dei umani prende le vete
le sue riflessioni. E niente che il rapporto della Cina sono i paesi del crescita del clan, tra le lagune di Spalazzo Spina